Master of Magic San Vincenzo 2013. Siamo con uno dei più esperti eh, protagonisti italiani del circo e della magia, Raffaele De Retis. Ciao, buongiorno. Eh, allora Raffaele, la domanda è d'obbligo, eh, e cioè dove deve andare la magia per poter diventare un'arte eh, conosciuta da tutto il pubblico e in qualche modo apprezzata più di quanto lo sia ora? Beh, deve essere quello che è sempre stata, cioè un'arte del proprio tempo. Arte del proprio tempo non significa inseguire per forza le mode o nello stesso tempo rifiutare per forza la tradizione. Significa eh, vedere a che punto sono i gusti del pubblico nel contesto. Di quello che riesce a dare tutto l'universo delle altre arti, no? quindi il cinema, il teatro, le arti figurative, la danza, sono a un livello al quale è necessario che tutte le, le arti siano. Quindi lasciarsi trasportare dall'immaginazione nel proporre qualcosa al pubblico e cercare sempre piuttosto che presentare un gioco o meravigliare con un effetto, che è chiaramente la cosa più importante. però trasportare lo spettatore in un universo, in un universo immaginario dove. Eh, ci si possa per qualche minuto, qualche ora distaccare dalla realtà. E un autore mh, di volumi importanti come te sicuramente può eh, esprimere quale sia il valore della ricerca e dello studio. Che cosa ne pensi delle nuove tecnologie, quindi internet, piuttosto che appunto, la possibilità di, avere, di fruire informazioni attraverso il web, attraverso video, attraverso documenti presenti sul web? Questo snatura la magia oppure aiuta la magia? Beh, molto affascinante, la, la disponibilità, la quantità che c'è oggi di informazione è assolutamente meravigliosa. Noi eh, delle volte dovevamo veramente girare biblioteche o mi ricordo cineteche quando non ancora esisteva la, la videocassetta, sperare che si trovava in un archivio una pellicola, adesso fai clic e i trattati del 500 più insperati sono lì davanti a te. Nello stesso tempo la quantità di informazione, è, io personalmente trovo di avere a volte fatica perché c'è tanto di quel materiale che poi non ti concentri nel leggere o nello studiare una cosa specifica. Però questo penso sia bellissimo per i giovani perché se hanno magari un approccio o un metodo ci sono tantissime fonti sia per potersi ispirare e poi per costruire... Una cultura è sapere da dove si viene e perché, perché esiste un gioco, eh, attraverso quali fasi storiche è passato, perché è diventato tale, ti dà una profondità nell'eseguire, nel presentarlo in pubblico, che mh, è un'energia che viene, viene scambiata sicuramente tra artista e pubblico, sulla base della cultura e della conoscenza. Un grande esperto di magia, un grande esperto di circo, e quali sono i tuoi prossimi progetti? Questo è per noi estremamente interessante. Beh, allora, per quello che riguarda la magia sto preparando un importante lavoro per una grande retrospettiva su Georges Méliès che si sta facendo in Spagna, quindi la più grande mostra che ci sia mai stata su Méliès e sto curando eh, un aspetto di documentazione su Méliès prestigiatore, cioè tutto quello che lui aveva fatto prima di, di diventare un pioniere del cinema e quindi è un aspetto affascinante che poi, ecco quello che dicevi prima delle tecnologie, lui alla sua epoca era un po' quello di cui stiamo parlando noi, cioè trovare delle forme nuove per stupire con un'arte antichissima. E invece eh, tu vedi spesso, credo, molti giovani si rivolgano a te per chiedere consigli su eh, che cosa debbano leggere, se dovessi scegliere in assoluto un libro a parte i tuoi. Eh, direi intanto mh, libri non, non di magia, quindi eh, essere mh, affascinati da tutto quello. Da avere curiosità, quindi andare a vedere mostre d'arte, andare a vedere teatro, scegliere quello che, mh, di cui più si è incuriositi, però che non è necessariamente magico. E poi bah, libri di, di magia che mi vengono in mente ci sono, vabbè, tutti i grandi classici, assolutamente. Cercare magari di andare a vedere, ci sono moltissimi autori nuovi, io pur non essendo prestigiatore, leggo tantissimi libri di, di magia perché mi, mi piace anche come forma proprio di, di lettura. Però vedo che ci sono veramente tantissimi autori validi in confronto a una percentuale forse più grande di ripetitività nello scrivere e inventare giochi. Però direi di non perdere di vista i, i grandi classici, tutti i grandi maestri che ci hanno preceduto eh, senza stare qui a fare nomi, ma in ogni disciplina ce ne sono, sui quali tutti abbiamo costruito. È come un ragazzo. Che vuole diventare un musicista di, di jazz o di rock, e io mi sentirei dare il consiglio: impara prima il solfeggio, ascolta tantissima musica classica e poi no, eh, chiaramente concentrarsi su, sulle forme perché nelle basi c'è tutto, c'è la forza che tu hai, come, come era quella frase, no, sulle spalle dei giganti, e quindi è quello. Insomma, se mi posso permettere un consiglio, è quello per me. Ancora due battute: la prima è se dovessi definire Raffaele de Ritis. Con una parola eh, non, non, non ti so rispondere, una persona molto curiosa, una persona che mm, vuole imparare da, da tutto, essere affascinato da qualunque cosa e soprattutto eh, trasmettere delle cose agli altri, no? sia al, al pubblico che ai miei colleghi. E invece che cosa ne pensi di questo congresso? Il congresso che ormai è arrivato alla dodicesima edizione, che Walter Rolfo ha in qualche modo trasformato in un evento internazionale? Come ti sembra? Ma è bellissimo, io è la prima volta che ho occasione di venire e devo dire la verità, eh, può, può stupire, pur occupandomi di, di magia da forse da, insomma, da 30 anni, se non di più, e io sono stato tante volte, mi è capitato per lavoro, di essere invitato a delle FISM, però in realtà non sono mai stato a un congresso magico al di là di quelli. Ed è un'esperienza meravigliosa, mi ricorda una frase di Orson Welles. Che diceva in una intervista a un critico di cinema, Uh, non dice qual è per lei l'esperienza più bella e più divertente? Non c'è niente di più divertente che andare a un congresso di prestigiatori perché, insomma, è, una, è uno scambio umano assolutamente straordinario. È bellissimo. Mi dispiace che, che, che stia finendo, che sia l'ultimo giorno perché proprio non. Eh. Bene, grazie, grazie mille a Raffaele De Ritis, Naturalmente ti aspettiamo più, più di frequente nel mondo della magia per il tuo sì, contributo. Grazie. Grazie, di grazie a voi. Ciao.